Mauro Lenci, 2017 è un anno di grande soddisfazione, ma prima di parlare delle soddisfazioni di quest'anno, parliamo un po' della tua carriera che è iniziata, dicevamo prima, nel 1981. L'evoluzione sia di Mauro Lenci sia dello sport delle quattro ruote. Beh, la mia carriera in effetti è nata nel 1981, frutto di una passione smisurata che avevo già fin da piccolo, fin da bambino. E diciamo che ho attraversato 4 decenni di rally, da quando negli anni 80 era una festa per tutta la popolazione, per tutti una festa. Io mi ricordo quando ho vinto il Rally Città di Lucca nel 1987, avevo la foto sul Tirreno in locandina all'esterno delle edicole. E ora, quando vinci l'italiano, ti fanno un trafiletto sull'ultima pagina di un giornale, del giornale locale. Perciò diciamo che c'è stata una grossa involuzione in questi anni qua, nel gradimento di questo sport bellissimo. Abbiamo iniziato con la 112, passando per la Ritmo, passando per la Peugeot 205, la Renault 5 GT Turbo e poi il mio agonismo legato al marchio Peugeot, che rappresento come concessionario da tanti anni, e legato alle vetture del marchio Peugeot. Perciò dalla 205 alla 309, alla 306 e per poi finire la carriera con la 306 Maxi che ho utilizzato quest'anno. Ecco, parlavi del 306 Maxi, che secondo me è una macchina spettacolare, bellissima, sempre attuale, nonostante non sia giovanissima, ma una macchina molto, molto difficile e che hai dovuto un po' penare dall'inizio fino a ottenere ora dei risultati eccezionali al meglio delle vetture di ultima generazione. La 306 Maxi è una vettura estremamente professionale e io ero abituato alla versione Gruppo A, che già era una macchina molto, molto competitiva e non facilissima da regolare. E appena ho preso la 306 Maxi mi sono trovato in difficoltà perché seguendo le indicazioni che avevo con la Gruppo A ho dovuto penare molto perché tutto il contrario di quello che accadeva sulla Gruppo A andava bene per la Maxi. E come dicevi te, la macchina è bellissima, è splendida e guidarla è veramente una libidine. E il problema è che tutte le cose avvengono a una velocità molto elevata, non facile da gestire. Gli assetti, tutte le regolazioni che la macchina ha bisogno sono molto sensibili, tutte le cose, sposti di 1 mm qualsiasi cosa, la macchina sente subito la regolazione. Però di conseguenza non è facile anche sfruttare al massimo il potenziale perché è una vettura da professionisti e non una vettura da gentleman driver come posso essere io che la utilizza magari 5, 6, 7 volte nell'anno, magari non facendo test come di solito non faccio io, e presentandomi alla gara facendo lo shakedown e poi partendo per fare la gara. Ecco, proprio il 306 Maxi quest'anno ti ha dato una grande soddisfazione perché sei riuscito ad aggiudicarti con una gara in anticipo il campionato regionale AC Sport. Oltretutto sei andato al podio quasi sempre e quindi confrontandoti con piloti e vetture di altissimo livello. La stagione 2017 direi che è stata una delle più belle di tutta la mia lunga carriera. E siamo partiti con un obiettivo ben fissato nella mente e per conseguirlo abbiamo attaccato immediatamente. Abbiamo cercato di fare subito le prime gare fatte bene e subito cercando di arrivare più in alto possibile. Non è stato facile perché la nostra vettura è molto competitiva, ma le R5 sono altrettanto, le vetture di categoria R5 sono altrettanto. I piloti con cui mi sono confrontato anche. E perciò è stata veramente una bella soddisfazione riuscire a fare 5 podi su 6 gare, anche se la sesta ormai non era più, era ormai il campionato era andato, era già vinto, ma devo dire che in effetti una soddisfazione tutte le volte che ci penso, insieme anche ai miei navigatori, è notevole, è grande. Contestualmente a questa stagione esaltante, abbiamo scoperto anche un nuovo percorso che hai intrapreso, che è quello di dare un apporto ai giovani che vogliono iniziare, dare qualche dritta, quindi dare la tua esperienza ai giovani. Hai fatto anche un corso a livello di federazione diventando istruttore di secondo livello, poi offri gli spazi della tua struttura
i corsi di prima licenza, quindi hai in mente anche un progetto per dare una mano a quelli che vogliono iniziare oppure che hanno iniziato e che vogliono un pochino crescere. Il pensiero di mettere a disposizione la mia lunga esperienza in questi anni ai giovani è sempre stato presente e costante. E visto che appunto quest'anno è stato l'ultimo anno di attività agonistica, voglio sempre più cercare di mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza. E già questo anno ho collaborato con ACI Lucca per quello che riguarda il corso di prima licenza, ospitando qui nella mia struttura i ragazzi che appunto stavano per prendere la licenza, facendogli vedere la vettura, facendoli accomodare sulla vettura da gara, spiegandogli tutti i trucchi che possono essere messi in atto per quello che riguarda la posizione di guida. Raccomandandomi in primo piano sempre la sicurezza, perciò collare ansi, le cinture ben strette, la posizione di guida che diciamo non permette in caso di urto gravi danni. Per far questo ho voluto anche avere una titolazione e ho fatto il corso presso l'ACI Sport giù a Sarno, conseguendo il diploma di istruttore di secondo livello ACI Sport.